2022. I go through phases, so I'll suddenly just only draw dogs. So this was when I was doing a lot of rats, so I was doing rat studies. So this is on the cover of a copy of Camus, La Peste, this photograph of my rats. So the rats are designed to go round corners and they go down an arc. But I took the photograph, so I got the right kind of photograph that it was possible to make a drawing from. Because I can't draw from a photograph unless I took it. Because it's dead, you know, it's a dead thing. You know, when it's caught, you need to know what it was. I prefer to draw from film. So you do stop, start on the, you find a nice bit of footage. Freeze frame. You can see exactly the moment. This was, I had a commission to do an elephant, an Indian elephant, and then I didn't want to do it, so I said no. Something so sad about elephants. And these, the Indian elephants, the research I did, I got too upset by the research. I took a photograph of this building, and then I drew the monkeys on. This one that Joe has, it was designed to go on this window. So this is all the kind of thing I did. Io sono giocato che un po' per follia, un po' per passione, un po' per gioco ho messo su questa galleria. In realtà non pensavo che arrivasse ad esporre artisti di livello, però un po' alla volta si entra in un circolo per cui anche questo avviene. Adesso in questa galleria stiamo facendo questa mostra baccanaglia di Sophie Dickens, che è un artista che io ritengo veramente un artista con la maiuscola e tutte le lettere maiuscole, perché è veramente grande. Nel 2017 entro nel suo studio e rimango folgorato. C'erano sei scimmie o cinque scimmie o sei scimmie in legno che erano tornate indietro dalla fonderia perché erano state fuse in qualche modo, e gliele ho comprate tutte. We'll be right back.
Adesso parliamo invece di questa mostra, il Baccanalia. Nasce l'idea dal fatto che Sophie si trasloca, entra in una casa enorme, rurale, e ci trova dentro delle botti enormi. E a quel punto Sophie fa la prima danzatrice con i ferri, con i cerchi in ferro e con le doghe di queste botte. E allora viene l'idea di creare poi la Baccanalia, cioè queste botti intrise di vino, no? Da 200 anni che erano lì e magari da 50 o 60 vuote, no? Hanno dato questa ispirazione. Per cui Sofia ha cominciato a disegnare con grande veemenza, no? con grande spirito creativo, e dopo i disegni naturalmente ha cominciato a fare le sue opere utilizzando solo quel legno, e questo è tutto legno, dalle capre ai fauni a queste, chiamiamole, danzatrici di Bacco, no? È tutto legno che arriva da quelle botti, e il ferro è lo stesso ferro. La scelta di Sophie di prendere questa casa in mezzo al verde, no? In mezzo alla natura, con del terreno, credo che sia stata anche una scelta, come dire, naturale per lei, perché oltre ad essere un'artista, che ha il piacere anche di lavorare in modo isolato, no? E oltre al lavoro così che fa, dedicarsi alla cultura, non so, del pomodoro piuttosto che del basilico, come delle caprette, delle galline che le fanno le uova. Quindi è una donna, come dire, che è rurale, no? È rurale, una donna rurale, sembra nata lì in qualche modo. Animals, a very, very nice group of animals. He's just very troublesome, aren't you? Just a nice boy, really. You're very nice, really, aren't you? You're very beautiful, and you're a very good dog, really. A pile of rubble in there, where the ceiling, the building carried on down there, and this is collapsed building there. But it shows how much wine was made in this cantina. So much wine. Lei fa dei disegni preparatori, ha una bellissima mano, spessa, un po' come spesso il suo, diciamo, è molto tattile, molto materico, no? La sua scultura per sovrapposizione, e allo stesso modo le sue opere, le sue pitture sono pitture spesse, no? Comunque tutto quanto, anche nella pittura, è estremamente dinamica. Non è una pittura ferma, bloccata lì, e sembra che vivano queste
queste opere, sia a livello di scultura che a livello di pittura, e difatti, voglio dire, sono anche molto apprezzate. Sophie è un'artista vera, un'artista autentica, no? Lo si vede da come lavora, dalle mani, ci mette passione e anche dagli studi che ha fatto. Ed è una bellissima esperienza vederla all'opera. Poi è una donna estremamente dolce, è dolce, proprio dolce.